sentiamo un esponente proprio di Sinistra e Libertà sui fatti di sabato. Lo aveva intervistato stamattina Alessio Falconio. Paolo Cento. Paolo Cento, la giornata di sabato per chi come te ne ha fatte molte di manifestazioni, anche di questa ultima, parliamo di quest'ultimo decennio, insomma dal popolo di Seattle in poi per intenderci, passando per Genova, per quel drammatico G8 di Genova, come va letta? Ah, secondo me va letta innanzitutto con una grande, non cancelliamo la grande moltitudine di uomini e donne che in tutto il mondo e anche a Roma, io credo più di 500.000 persone hanno manifestato in modo assolutamente pacifico e determinato, e la loro voce è stata azzerata dalle immagini che sono state trasmesse degli incidenti che ci sono stati. Guai se la politica, certamente noi di Sinistra Ecologia e Libertà pensiamo che quel popolo, quella moltitudine pacifica deve trovare, merita rispetto e le loro proposte, perché non è solo una manifestazione di contestazione ma anche di proposte politiche, devono irrompere nel dibattito pubblico di questo paese. E poi non c'è dubbio che vi è stata una parte limitata, a mio avviso è sbagliato parlare di infiltrati, non ci fa comprendere cosa accade in un pezzo minoritario, ma che pur c'è, di realtà soprattutto giovanile del nostro paese, dove la rabbia miscelata con scelte politiche assolutamente sbagliate, però accende anche le micce come quelle che abbiamo visto a Piazza San Giovanni, però quella io credo che non si può pensare di affrontare quel tema riesumando i vecchi servizi d'ordine delle manifestazioni. Voglio essere molto chiaro, sento molta ipocrisia in giro. I servizi d'ordine hanno fatto disastri negli anni 70, apprezzo le parole di Sofri che oggi ho letto sulla Repubblica, e comunque non sono riproducibili in questa realtà di movimento, perché sarebbero incapaci comunque di garantire uno svolgimento corretto. Il tema è quello di separare politica, cioè il problema è quello di far sì che quando si indice una manifestazione ci sia la capacità di separare politicamente i destini di questo grande movimento da chi fa scelte violente, assolutamente sbagliate e controproducenti anche rispetto agli obiettivi. Ma io non sono infiltrati, però tu dici. Io credo che la lettura dei infiltrati, poi la realtà italiana ci ha sempre ovviamente abituato ad essere più realisti del re, a guardare il torbido, però io credo che è una semplificazione, io credo sono infiltrati rispetto alla grande maggioranza. È comodo dire sono infiltrati, ma in realtà bisogna capire che cosa... Non bisogna giustificare, io quando dico che bisogna capire che cosa sta accadendo in una fetta... Anche per evitare che si ripeta. Cioè, no, ma soprattutto per non giustificarli, quindi nessuna giustificazione, un'assoluta battaglia politica anche rispetto a chi utilizza politicamente questa rabbia, però io credo che ci sta una fetta oggi di... c'è una rabbia che viene da alcuni settori marginali ma non insignificanti del mondo giovanile che si esprime in quel modo violento, e che è una generazione che ha sopportato, noi non dobbiamo mai dimenticarlo, anche da parte dello Stato, l'assoluta incapacità di essere permeato da una democrazia vera, che questi poi le vicende di tanti morti nel corso di questi anni hanno incattivito e reso senza speranza questa generazione, questo pezzo limitato, la stragrande maggioranza dei giovani per fortuna sanno costruire dentro alla rabbia una proposta politica anche radicale, anche di alternativa molto determinata, ma una proposta politica. E poi c'è una parte che invece pensa che il nichilismo e la distruzione sia la soluzione, però io credo che non bisogna né minimizzare ma neanche costruire film NOBR.
qualcuno oppure ovviamente poi bisogna stare, ovviamente questa è la ragione della battaglia politica, noi dobbiamo affermare con grande nettezza che oggi un'alternativa di modello, non solo di governo, ma di modello economico, di democrazia, si costruisce sconfiggendo innanzitutto anche quest'idea violenta della politica. E la polizia come si è comportata? Perché si discute molto. Ah, io ti posso dare da tanta esperienza, secondo me la polizia probabilmente ha sbagliato la gestione di Piazza San Giovanni, come sempre in interventi indiscriminati che rischiavano di prendere anche tanti che non c'entravano niente. Però anche qui credo che la gestione, sì è vero, la polizia era molto concentrata a difesa dei palazzi del potere e ha lasciato più sguarnita Piazza San Giovanni, però io non credo che il problema sia la gestione dell'ordine pubblico, perché in queste situazioni l'ordine pubblico è assai difficile da gestire proprio per la capacità di movimento e di azione da parte di gruppi che tra l'altro erano composti spesso anche da tanti ragazzi giovanissimi, e questa è un'altra questione che non va sottovalutata e su cui una riflessione va aperta, però non credo, parte di loro magari io non oggi credo a scuola, né alla teoria degli infiltrati né alla teoria di un ordine pubblico che ha sbagliato. Io credo che il problema sia più profondo e in qualche modo più serio. E il limite secondo te era così netto tra movimento e questo blocco nero oppure... Ma per la prima volta il movimento nella sua dimensione di massa ha preso una distanza, e lo si è visto in tutti i pezzi del corteo in cui ci sono stati momenti di incidenti e di tensione. Questa è una novità anche rispetto a Genova, cioè io credo che il movimento ha la consapevolezza che se vuole costruire il futuro deve separare nettamente i propri destini da queste forme violente. E non, questo non significa che poi, ripeto, si debba sottovalutare il fatto che una giornata come quella di ieri trova forme di protagonismo che non possono essere tutti riconducibili solo alla sigla dei Black Bloc, cioè che cosa sono? È un modo per mascherare quel disagio che è più completo. Però il movimento questa volta ha fatto una scelta netta e chiara nei suoi comportamenti. Forse grazie anche al fatto che non c'è stata la Diaz, nel senso perché la gestione è per questo io non me la sento, vado un po' controcorrente, ma non me la sento di condannare e di dire che è colpa della gestione dell'ordine pubblico, perché la gestione dell'ordine pubblico in una situazione come quella 10 anni fa probabilmente avrebbe provocato qualcosa di ben più grave rispetto a quello già grave che è accaduto. Credo che su questo ne dobbiamo essere coscienti, quindi a me non mi piace che si voglia piegare alla guerra civile simulata dentro al Parlamento tra gli schieramenti anche vicende che sono che accadono e hanno dinamiche assolutamente lontane e distanti da questo palazzo. Hai visto? Perché una delle ragioni della crisi della politica è anche questa, quella di voler sempre pensare di comprendere nelle proprie dinamiche tutto quello che accade nel paese, non è così. Hai visto le immagini di Pannella sabato alla manifestazione? L'ho visto, ho visto le foto, Pannella è molto abile a utilizzare, ad accendere. Avrei annunciato questa presenza da giorni. I riflettori su di sé, io credo che non bisogna eccedere mai nel protagonismo, soprattutto quando abbiamo a che fare con movimenti così ben radicati che hanno idee ben chiare, quindi l'ho trovata fuori posto la sua presenza in quella manifestazione. Fatemelo dire, ho trovato molto più grave, non lo dice nessuno, lo voglio dire, le parole di Draghi. Perché guardate, si può fare tutto, io ho molto rispetto per Draghi e molto rispetto per l'istituzione che rappresenta, però proprio perché si rappresenta quell'istituzione e si ha quella storia, quando vi sono movimenti che chiaramente mettono sul banco degli imputati
la gestione economico-finanziaria degli ultimi 20 anni, di cui Draghi è stato un protagonista. Non voglio dire, non, il problema non è un protagonista positivo, ma è stato un protagonista dall'altra parte, e dire che si è solidali con quella manifestazione un po' è provocare quella manifestazione, fatemelo dire, e io credo che non abbia aiutato quelle parole, perché ci vuole che ognuno stia sempre al suo posto e se vuole rispettare davvero, perché io credo che quella sua dichiarazione aveva un elemento di genuinità, però se si vuole rispettare davvero almeno si faccia a meno di apparire come coloro che vogliono coprire tutti gli spazi, e non si può essere contemporanei. Cioè, a me quando ero sottosegretario, giustamente o meno, però mi si faceva notare che non si può essere contemporaneamente sottosegretario all'economia e in piazza. Beh, credo che Draghi non può essere contemporaneamente presidente della Banca d'Italia, presidente della BCE europea e poi magari solidarizzare con chi sta in piazza e contesta proprio questo modello finanziario. Grazie Paolo Cento, esponente di SEL.